Carissimi amici di Cantina, con compadre Rolando e Sister, what's Sister your name? Prisca. E Sister Prisca. Siamo a Chacama, yeah. In un posto dove essere cristiani è difficile, la maggioranza è musulmana. Qui a Chacama forse ricorderete anche il fatto del 2020 di Silvia Romano che è stata rapita, ma noi siamo qui con loro per aiutarli. Siamo nella scuola cattolica che ha solo 16 bambini, ma che diventerà sempre più grande. E loro hanno bisogno di una cosa molto semplice, i bagni, i gabinetti, le toilette, le latrine. Ora vi facciamo vedere in che stato esse sono. Vedete, ce n'è una qua e una qua. Guardate questo buco, è molto grande e finisce in una fossa comune. Abbiamo paura che i bambini possano cadere in questo buco e non c'è acqua. Quindi la prima cosa che vogliamo fare è distruggere questa parte in modo tale che si possa costruire dei bagni più sicuri e più igienici. Qui vi è un bagno e qui c'è un altro per le bambine. Vedete, uno e due. E poi adesso, se venite da questa parte, vi facciamo vedere. E qui ce ne sono altri due. Qua ce n'è uno, Jimmy, campia. Eccolo qua. E poi ce n'è un altro. Sono in totale, amici, quattro bagni. Guardate, il buco qui è un po' più piccolo, ma sono piccolini e i bambini di 2 o 3 anni potrebbero cadere dentro o rimanere impigliati. Ora continuiamo il giro di questa parte. Venite con me di qui. Vedete quanto è arido, qui manca molto l'acqua, questo è l'altro punto, qui manca di tutto, non c'è elettricità, non c'è acqua, non ci sono servizi igienici. Qui è stato pensato per le docce, ma come vedete le docce non hanno acqua perché l'acqua non arriva e si usano solo dei secchi. Uno, due e tre. Cari amici, sono 4.500 euro e il progetto è per marzo 2024, tra un anno. Abbiamo tempo per trovare questi 4.500 euro e mettere i bambini piccoli che vengono a scuola in condizioni di poter vivere umanamente e dignitosamente la loro formazione. Affido al vostro buon cuore questo progetto, torno in Italia con questo progetto piccolo ma significativo. Aiutate Chacama, aiutate questa regione povera e dove l'Islam è molto forte. A tutti voi, Jumbo, conto su di voi. Aiutatemi.